Grazie mille, grazie ad Asma al-Assad per la sua analisi attenta, per gli esempi umani e concreti che ci ha voluto portare e per le sue proposte positive. Ringraziandola, la invitiamo a ritirare la medaglia d'oro del Presidente della Repubblica Italiana conferita dal Centro Pio Manzù, mentre diamo lettura della motivazione. Giovane, dinamica, tenace First Lady della Siria, ambasciatrice straordinaria del cambiamento, ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo economico e sociale del suo paese per quasi un decennio. Il suo impegno si è concretato principalmente in due ambiti: assicurarsi che la recente crescita economica in Siria fosse a beneficio di tutta la popolazione, specialmente delle comunità rurali, e coinvolgere attivamente la gioventù siriana nel processo di sviluppo del paese. L'approccio moderno adottato dalla First Lady a favore dello sviluppo e della prosperità non è andato a scapito della promozione della vivace cultura siriana e della protezione della sua ricca eredità. I suoi sforzi volti a favorire scambi e rapporti tra culture diverse sono stati riconosciuti a livello internazionale, non ultimo dall'Università La Sapienza di Roma, e la sua attività ha contribuito in maniera sostanziale alla nomina di Damasco capitale araba della cultura 2008. Per la sua fervente opera a favore della crescita economica e dello sviluppo sostenibile del mondo arabo, il Centro Pio Manzù è onorato di conferire ad Asma al-Assad la medaglia d'oro del Presidente della Repubblica Italiana. Diamo tempo ai fotografi di svolgere il loro lavoro. È un momento importante, va siglato anche con una memoria fotografica, simbolica. Ecco il passaggio della consegna. Congratulazioni vivissime e continui così.